prima di iniziare la meccanizzazione della produzione del torrone, il torrone si faceva solamente a mano ed era un compito solamente delle donne. Mentre, per tradizione, mentre a Cremona è solamente una questione, cioè i lavoratori sono soltanto uomini, qui invece c'è una bella differenza, perché la lavorazione spetta solamente alle donne, cioè gli uomini non riescono a farla. Non l'hanno mai fatta e l'hanno sempre fatta alle donne. E quindi prima del 63, in pratica, c'erano all'incirca 100, anche 200 persone che si occupavano della produzione del torrone, perché era prima di tutto un lavoraccio, perché bisognava fare 3 ore di lavorazione manuale, sempre costante la lavorazione. E quindi ci volevano sia braccia, sia anche il modo di farlo, che conta molto. Salrassalo, come diciamo noi. L'arte, insomma, l'arte di saperlo fare. In pratica ci sono 2 stagioni. Da gennaio fino a settembre è soltanto prettamente un mercato sardo, mentre da settembre, ottobre fino a dicembre è soprattutto a carattere nazionale. Il 90% della produzione che facciamo è per il mercato continentale, diciamo. Poi ci sono parte della produzione è per il mercato giapponese, europeo, americano. Una minima parte però. Quindi l'azienda è la Pruneddu Salvatore SRL. Io sono Fabrizio Pruneddu. Noi produciamo torrone, e la particolarità di questo torrone è che è fatto solamente di miele, una cosa molto importante, miele sardo, non contiene né zuccheri né sciroppo di glucosio ed è caratteristico di Tonara. In altre parti della Sardegna? No, vabbè, si produce anche in altre parti di Adesolo, Arizzo, ma però la tradizione ce l'abbiamo qui a Tonara, da mio padre. È lui che in pratica, questa è la prima fabbrica meccanica che è nata nel 63. Il modo di produzione non è cambiato assolutamente niente, è cambiato soltanto il packaging, solamente quello e basta. Poi il metodo di produzione non è cambiato assolutamente niente. Quello che si faceva 40 anni fa si fa adesso. Questa è la parte finale. In pratica la pasta del torrone è pronta, la sua compattezza, e si mette appunto la frutta secca, che può essere mandorle o noci o nocciole. Poi una volta ben amalgamato si toglie fuori, si mette nelle forme per poi confezionarli, per effettuare il taglio e confezionarli. Poi una volta passati a questa fase si passa alla fase del confezionamento. Sì, adesso fa brizzi, che bello. Perché devo riprodurre?